team. Sempre egoico, lui arriva, disturba, è bravo, è un bravo ragazzo, sa fare un sacco di Yuri! Ma no, però la musica adesso, no, spegni la musica, spegni, spegni. E no, perché tutte le volte che lo chiamano, gli parte con la musica, perché è un po' che lui non è che si è proprio registrato, eh? Capito? No, mi ci muovo! Già c'è quello là che mi scuola. No, fermi. Fatica. Allora, vi presento un'altra volta. Cos'è? Cosa stai facendo? Aspetta, cosa stai facendo? 99 elefanti? Cioè 99 elefanti qua, adesso? No, non li voglio, dove li metto? Dove li metto? Ma se sembra che sia il posto? No, mandali via, mandali via! Via, ciò! Allora, scusa! Ma perché 99 poi non c'è? Un elefante è finito qua, sopra il figlio, ah, non c'è?
sentire la musica? Io. Io? No, io, io. Io? No, tu sei tu, io sono io. Ti devi accetti. Io? Esatto, bravo. Quindi. No, hai capito? Adesso? Lo facciamo da una vita, ma a noi interessa più un sorriso degli altri che un sorriso nostro. Davvero, eh? Poi dopo, anche se certe volte noi andiamo in un paese e già non ci vogliono prescindere. Neanche entriamo dentro che subito ci dicono andate via, ma noi subito entriamo lo stesso. Cioè, ci abbiamo, la pelle dura noi. E anche se qualcuno non vuole stare con noi, noi un regalo davanti alla sua porta, glielo lasciamo lo stesso. Poi sta a lui decidere se aprirlo o non aprirlo. Sta solamente a lui. Però, se ci troviamo in un posto come questo, con i bambini, l'allegria, i giochi, ma allora lo spettacolo esce un sacco meglio. Deve essere. Esatto, anche deve essere. Bravo voi, bravo. Anche deve essere, certo. Lo spettacolo esce incredibilmente meglio. Mi raccomando. Esatto. Bravo. Bravo. Tutti. Se ci divertiamo tutti, lo spettacolo esce incredibilmente meglio. Andiamo a cominciare. Yuri? Qui? No, qui?
scimmia, scimmia. Fermo, 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 fermo. Bandita, bandita! Bandita!
parla di viaggio, anche questa inizia molto lontano. Nelle montagne tra l'India e il Pakistan vivevano una persona chiamata Rob, dedita a suonare e ballare. Non era un semplice stratore, un sultano buono dell'India aveva chiamato a sé un migliore danzatore e suonatore di flauto da tutta la razza. E così erano arrivati i Rob. Avevano rallegrato tra le vie della città tutti quelli che passavano e avevano invitato a ballare con loro tutte le persone che si fermavano. Un giorno però, dopo che i Romi erano rimasti per tanto tempo in Inghilterra e avevano imparato le usanze e la lingua del posto, un visire piccolo così, dal volo pesante come il piombo, durante uno spettacolo in piazza urlò a gran voce: voi non avete il diritto di fare il spettacolo in piazza, mentre noi ci spacchiamo la schiena tutti i sacrosanti giorni. Via da queste terre, Lazzarone, imparate a lavorare! E il popolo, che fino a poco tempo prima aveva applaudito quello spettacolo, prese le spalle e il forcone e cacciò il Romi via dalla terra che era diventata la loro casa. I Romi salirono sulle loro carovane per non tornare mai più. I Rom camminarono per migliaia di miglia, attraversando aridi deserti e assi montani, Iraq, Afghanistan, Pakistan, e giunsero a una terra chiamata Armenia. Ma proprio quando stavano per entrare, videro il popolo correre loro incontro. Ma che cosa succede? Cosa stavano facendo? Solamente che questi non erano arrabbiati con loro, anzi, volevano invitarli a una grande festa. E i Rom fecero quello che gli veniva più naturale. Aprirono le braccia e abbracciarono i nuovi fratelli. In quegli anni, infatti, un sultano molto buono, aveva stufo marcio di guerre, violenza, carestie, aveva deciso di rifondare tutto il suo regno sull'ideale di amore, scultura, arte e bellezza. E soprattutto accoglienza, perché ogni straniero porta con sé un tesoro. I Rom, felicissimi di questa nuova casa, cominciarono a acquisire e a imparare degli sapienti armeni, impararono a guardare la cultura attraverso le stelle, ad curare gli ammalati attraverso le piante e a suonare per incantare i serpenti. Incantare i serpenti? L'altro. Un giorno però, un esercito che veniva da molto lontano, con sopra lo scudo delle croci, disse che quelli adoravano il Dio sbagliato e che era sbagliato che loro stessero in vita, il facevano guerra. I Rom combatterono con tutte le loro forze insieme ai loro fratelli, ma alla fine persero quella stupida guerra. Senza più nulla salirono sulle loro carovane e emigrarono in una terra chiamata Bisanzio. Erano ancora entrati all'interno della prima città che subito furono scacciati e costretti a stare fuori dalle mura. Allora i Romi, per farsi accettare, cosa fecero? Curarono gli ammalati, guardarono il futuro per avere un futuro migliore a chi li incontrava. Ma i bizantini dissero che questi erano dei maghi e quella era magia nera e non volevano avere nulla a che fare con loro. Anzi, misero le manette che si divertiva in piazza. Uccisero quanti più Romi poterono. E quelli che rimasero gli fecero pagare talmente tanto oro da ridurli in povertà. Senza più nulla, i Rom salirono ancora sul loro cavallo. Cominciarono a migrare ancora verso una terra chiamata Europa.
invogliamo, non li abbiamo mai visto. Non ci avete mai visto e non sapete neanche chi siamo. Come facciamo ad andarci? Cosa vi abbiamo fatto? Non ci furono ragioni. In ogni paese d'Europa vennero fatte leggi che impedivano ai rom di parlare la loro lingua. Non potevano più parlare tra di loro. Vennero fatte delle leggi che li costrinsero a stare fuori dalle mura. E tutti quelli che si radunavano venivano costretti a stare in schiavità per dei padroni delle terre. Chi non voleva veniva ucciso. Allora i rom poco a poco diventarono dei coltivatori, degli allevatori. Ma alcuni no, alcuni dissero di no. Si ribellarono e cominciarono a fondare dei cerchi segreti. Cominciarono a viaggiare nascondendosi da tutti, fino a che non li scoprirono. Continuarono a viaggiare senza neanche una casa che non fosse la loro famiglia. Ma soprattutto, siamo quasi arrivati ai giorni nostri. Siamo in Germania, intorno agli anni 40, e l'epoca accade il nazismo. Chiunque viene considerato diverso viene preso e messo sui campi per essere internato nei campi di concentramento dove andrà a morire. Anche i rom subiscono la stessa fine. Ne muoiono in 1,5 milioni. Dovete immaginare, bambini, che le vostre mamme, papà, nonni, zii, tutti quelli che conoscete, tutti quelli che sono presenti, le vostre maestre, tutti quelli che avete visto almeno una volta per strada, scomparissero, uccisi. Quello è lui. Alcuni però si rifugiarono nelle cantine, cominciarono a nascondersi. Non è così facile sterminare un'etnia, non è così facile cancellare un pezzo di storia. E oggi? Cosa è cambiato? Quante volte vi è capitato di vederci per strada? Quante volte vi siete accorti? Tante. Quante volte avete visto le nostre donne dalle gonne colorate? E i nostri uomini coi baffi neri? E quante volte i bambini che avevano più o meno la vostra età? Voi come siete comportati in questa storia che vi abbiamo raccontato? Chi vorreste essere? Un piccolo visir che urla in piazza? No. Oppure un bizantino spaventato? No. Oppure un proprietario che cerca di sfruttare il proprio schiavo? No. Oppure un nazista? No. Oppure volete essere il sultano che chiama tutti per liberare il suo popolo? Oppure il sultano che vuole fondare il suo regno e studiare la bellezza e la prudenza. Sì. O ancora meglio, ogni persona che si è fermata a ballare, a cantare in interessante sinonimo. Sì. La storia ci ha insegnato che non si può rinchiudere, non si può incatenare la melodia, non si può incatenare la leggerezza. Però noi dobbiamo fare qualcosa, noi, voi, potete fare qualcosa, forse con delle parole in mente, delle parole che vi dovete ricordare. Che parole vi vengono? Libertà. Libertà, per esempio, ma libertà, però non può dirlo solamente lei. Libertà dovete pensarlo tutti. Proviamo a dirlo tutti quanti insieme. Libertà. 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 Un'altra parola, un'altra!
Però adesso abbiamo imparato. Bisogna fare una festa. Musica, quindi. Musica, 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 musica. No, aspetta, è storto, lo metto qui qua. Aspetta, così. Sei pronto? Manca qualcuno. Yuri! Yuri! Ah, vieni. Fate spazio, Yuri, un po' mal destro, tenta di testa. Pronti? Sì, senti. Bravo, resti lì. Oh. Okay. Pronto, il film. Ok, vado. Va. Guardo più via vicino. Ah. Sicuro che va. Sicuro va. Insieme fate un mu fortissimo, ok? Pronti, proviamo, proviamo, pronti voi, 1, 2, 3, mu! Quando arriva e fa na, voi tutti qua, ok? Non prima, non un po'.
prova magari. Guarda che ti ho visto, che sei stato te, eh? Sì, ho visto. Chi è stata, lei? No. No! Ah. Attenzione, proviamo, prova strumenti. Attenzione, attenzione. Adesso fate tutti quanti quello che faccio io, anche te là in fondo. No, diciamo quello dietro, però va bene. Va bene così anche. Allora, attenzione tutti quanti. Dobbiamo riscaldarci un attimo per cantare. Seduti. Ok. I piedi, tutti quanti, i piedi, perfetto. È più veloce, però. Bravo, Goico, bravo, non mai, che sei già. Ok, attenzione, seduti. Seduti. I piedi. Braccia in alto. Braccia in basso. Seduti. I piedi. Seduti. Va bene. Basta, basta, va, seduti, seduti. Attenzione, prova voce, prova voce, prova voce. Attenzione, no! Ma i piedi per cantare con i piedi? Sì, forse meglio. Vieni, e c'ha ragione lui intanto. Attenzione, orecchie aperte, fate tutti quello che faccio io. Mi la. Prova il microfono,
stanco. Volevamo ringraziarvi tutti per averci prestato attenzione. Speriamo vi sia piaciuto lo spettacolo. Sì! Ma grazie mille a tutti e buone lezioni. Buon Natale, buone lezioni, grazie. Un applauso a tutti. Grazie alle vostre maestre che mi hanno permesso di essere qui. Un bel applauso.